puntuali, puntualissimi veramente. È la 39esima, come vedete, edizione della Coppa del Cimino, uno dei momenti più importanti, voi ben lo sapete, dello sport locale, anche perché, a detta del Presidente, il Dottor Zucchi, l'anno prossimo forse ci saranno anche delle novità, almeno si spera, no Presidente? E doveva venire anche l'assessore allo sport della provincia di Viterbo per impegni inderogabili, non è potuto venire, per cui c'è il vicepresidente Mancinelli, l'assessore allo sport del comune di Viterbo Contato, che ben conoscete, e il presidente Zucchi. Io ho finito, presidente a te. Allora, prima di tutto grazie a tutti gli amici della stampa. Io ho preparato poi il nostro addetto stampa, Mario Cipolloni, che consegnerà un piccolo omaggio. Già fatto. La do di breve ai soci, quindi è un piacere che lo avete. E vorrei passare prima di tutto ai ringraziamenti. Per quello che riguarda gli assenti, l'amministrazione provinciale, nella persona del presidente Meroi per il contributo che ci ha dato, e un ringraziamento in particolare all'assessore Santucci che ci ha sistemato la strada che va da circa 2 km di strada di Pesco verso San Martino, dove lì verrà istituito il paddock. Che è importantissimo perché ci sono molte autosport e quindi adesso vi spiegherò perché è importante. Quindi grazie per anche all'amministrazione provinciale. Un ringraziamento particolare va qui alla presenza del vice sindaco Contato che come assessore allo sport ci ha suffragato e infatti la Coppa del Cimino fa parte dei festeggiamenti del settembre di Terpesi. Una cosa importante che ci tengo a precisare, la Coppa del Cimino quest'anno è giunta alla 39esima edizione. È con grande piacere che voglio dire che per quello che riguarda il panorama delle cronoscalate in Italia, sapete che ci sono due circuiti, il circuito delle auto moderne e il circuito delle auto storiche. La Coppa del Cimino fa parte del campionato italiano della montagna delle auto storiche, delle 10 gare di campionato italiano che vengono effettuate su tutto il nostro territorio, cominciando dalla Sicilia per finire al Sestriere. E quindi è con grande soddisfazione che la nostra gara 39esima faccia parte di questo circuito. Io sono molto soddisfatto perché di tutte le gare che sono scalate in Italia, la Coppa del Cimino allo stato attuale è la gara più antica presente sull'ambito del territorio nazionale. E quindi questo è il grande piacere della città di Viterbo. E immaginate che la Coppa del Cimino nasce nel 1930 e siamo riusciti a fare 39 edizioni. E ricordo i precedenti presidenti dell'Automobile Club, grandi personaggi della Viterbo di un tempo passato, l'ingegnere Sbargiassi che è stato presidente dell'Automobile Club nonché sindaco di Viterbo, il commendator Claudio D'Orchini che conoscerete tutti, quelli specialmente di una certa età per il suo impegno nello sport, è stato per tanti anni presidente dell'Automobile Club di Viterbo, il compianto Giorgio Pompei che è stato pure lui per tanti anni presidente della Repubblica e ha rilanciato la Coppa del Cimino. Per quello che riguarda la gara in se stessa, a oggi abbiamo 100 iscritti, sono più che sufficienti, anzi forse sono pure troppi perché abbiamo due manche della gara, perché sapete che la nostra gara si svolge su 6 km, da ripetere due volte, perché le gare del campionato italiano devono essere di una lunghezza superiore a 12 km. Quindi con 100 concorrenti riusciamo a malapena a stare nei tempi della chiusura del percorso, che avverrà alle 8.30 di domenica fino alle ore 15.30. E per quello che riguarda le iscrizioni di auto storiche ci sono 100 concorrenti e di questi 100 concorrenti abbiamo una forte rappresentanza di autosport, quindi cioè le autosport sono per essere chiari gli sport prototipi, sono quelle che danno il più spettacolo per quello che riguarda il rumore, la velocità e il manichismo vero e proprio. Sono tutte auto costruite dal 1970
fino al 1990, ci sono diverse, perlomeno ci sono molte Osella, ci sono molti Lucchini, ci sono molte autosport, quindi il divertimento e soprattutto lo spettacolo è assicurato per la presenza di queste numeri di autovetture. Io ho concluso, perché di cose grosse voglio dire semplicemente questo, sempre grazie all'amministrazione comunale e sempre nella persona del vice sindaco Contardo. Lo sapete che Giuseppe è stata inserita nel novero della città europea dello sport, e noi vorremmo che il 40° anno della Coppa del Cimino, quindi l'anno prossimo la Coppa del Cimino, con l'aiuto del Comune che ci darà questo supporto, sia inserita tra le gare italiane del campionato europeo della montagna. Il campionato europeo della montagna è fatto di 7 gare. Attualmente la gara del campionato europeo della montagna per l'Italia è alla Cesana Sestriere. Io ho avuto promesse che, siccome siamo in accordo che cambiamo ogni anno, che l'anno prossimo la Coppa del Cimino sia campionato europeo della montagna. Sarebbe una soddisfazione pubblica. Per la prima volta nella storia, oltre a avere il campionato italiano, avere anche il campionato europeo. Certamente questo è un dato dolente. Una gara di campionato italiano costa molti soldi all'automobile terra. Una parte di questi soldi noi li riprendiamo con il numero di iscritti, e quindi con il numero di iscritti riusciamo a fare una certa cifra. Certamente abbiamo bisogno del supporto sia delle amministrazioni, in questo caso comunali e provinciali. La regione, purtroppo, nonostante abbiamo fatto, io qui lo dico, ma bisogna che lo dico con molta amarezza, la regione, nonostante abbiamo fatto richiesta, non ci ha dato 5 lire, non ha dato una lira, mentre alla Piede del Minito, la Coppa Carotti, ha dato diversi soldi. Quindi questa è una cosa che ci dispiace molto, e vorrei che voi la scriveste, perché la Coppa Carotti, che è il campionato europeo della montagna di auto moderna, ha ricevuto finanziamenti dalla Regione Lazio. La Coppa del Cimino no, quindi i nostri rappresentanti locali dei politici di tutte le aree politiche non hanno fatto assolutamente niente per noi. E se non ci fosse stata l'amministrazione provinciale e il comune, che chiaramente non è un grosso contributo, però con il piccolo contributo ci mettono in condizione di andare pari, perché noi come ente pubblico, noi siamo un ente pubblico, quindi dobbiamo andare pari. La nostra istituzione è quella di fare gare sportive, poi dobbiamo andare pari, non possiamo rimettere soldi. Noi facciamo questa gara a costo zero, quindi tanto entra e tanto esce. Grazie all'amministrazione provinciale e grazie al mio amico vice sindaco che ci ha dato questo supporto. Per il campionato europeo c'è un impegno di soldi maggiori, quindi io risono nelle vostre. Parole queste ultime del presidente Zucchi, estremamente importanti, che come collega io vorrei sottolineare, il consiglio, vi prego, di sottolineare veramente, proprio per smuovere un po' gli animi di queste persone che vedono le attività sportive per certi versi veramente messe in un atto. Detto questo, passo la parola, lascio la parola al vice sindaco e nonché assessore allo sport. Siamo dalla Dolenti, dalla regione. Siamo dalla Dolenti. No, Dolenti ancora no, però io ho visto che Sandro mi ha detto questa cosa, lui ci è un po' preoccupato, perché e vi dico che la struttura di quella che sarà abitando la città europea dello sport è praticamente completata. Noi ieri abbiamo avuto l'ultima riunione, ci saranno in tutto non solo i 24 avvenimenti, manifestazioni obbligatorie, ma avremo un totale di 100 manifestazioni nel 2012. Però io lo dico chiaramente, devo andare nei prossimi giorni a parlare con l'assessore regionale allo sport della Regione Lazio, perché senza un contributo sostanziale della Regione Lazio a Vitello città europea dello sport, cioè noi non siamo nemmeno in grado di iniziare, perché noi poi iniziamo la cosa è fermata a metà, perché il budget che sarà necessario per mettere in piedi questa manifestazione, e vi dico, noi abbiamo messo una manifestazione che almeno al 60-70% sono cofinanziate, cioè noi diamo dei contributi per inserire queste manifestazioni all'interno del nostro programma, ma insomma non credo che saranno sufficienti 300-350 mila euro, perciò voi capite
che siccome è impossibile per l'amministrazione comunale pensare di sovvenzionare in proprio dello sport, non mi risulta che ci siano in Europa soldi per questa manifestazione, perché non ci sono nemmeno le bandi europee aperte dello sport, senza un contributo sostanziale, decisivo dell'amministrazione regionale sarà difficilissimo. Fatto quello, poi ovviamente noi abbiamo messo in piedi tutti gli anni, partecipo volentieri, vado volentieri alla partenza o sul percorso a vedere Sandro, che l'altro anno è campione italiano, tra l'altro. Tra parentesi, quest'anno devi essere la precauzione che alle 3 alle 5, quindi... Alle 3 alle 5 sto lì, tanto ormai sono abituato, come disse un famoso, un famoso che ci si dava il passato, dice non ho ancora il dono dell'ambiguità. Vabbè, però insomma, stai sicuro che ci sarà. Dico, per noi sarà ovviamente un grande piacere. Questa è una manifestazione bella che ricorda tutte le gare del passato, insomma le gare che io svolgevano veramente sulle strade. In pista ce n'erano molte volte, c'era questa, c'era anche quella delle moto d'epoca. Perciò è una bella cosa. Io credo che gli appassionati saranno come sempre presenti sul percorso a godersi questa due giorni automobilistica. E certo, organizzare queste manifestazioni, soprattutto manifestazioni sulle strade provinciali, è sempre più difficile. Ci sono sempre più problemi, burocratici. L'impegno da parte dell'organizzatore dell'ACI è grandissimo. Noi come amministrazione comunale diamo il supporto che possiamo, sia organizzativo e sia il contributo, il piccolo contributo che quest'anno siamo riusciti a trovare. Ritengo che insomma nel settembre viterbese la Coppa Cipino faccia la sua bella figura, insomma insieme col trofeo Brucci sono state le due manifestazioni di spicco dello sport del settembre viterbese. Grazie. Da ultimo la parola al vice direttore, il signor Felice Mancinelli. Sì. Brevemente illustriamo il programma della manifestazione. Allora, il giorno 16 sono le verifiche tecniche sportive presso il centro Cencioni, a località Portino. Il giorno 17 ci sono le prove ufficiali alle 15.30, il giorno 18 c'è la gara ufficiale con partenza alle 9.30. La gara si svolge sulla strada provinciale Cassicina dal chilometro 4500 al 10.500 passo montagna. Sul percorso sono dislocate 5 ambulanze, 4 carri attrezzi, 20 radioamatori, 40 postazioni di ufficiali di gara, cronometristi e tutto ciò che serve alla sicurezza dei piloti e del pubblico. L'obiettivo principale della Coop è la sicurezza della gara, la sicurezza sul percorso, quindi quella è la cosa principale. Salvaguardare la dignità dei piloti e di tutti i partecipanti, di tutti gli addetti e del pubblico. Quanto tempo è che state organizzando questa gara? Allora, la Coppa del Cipino è stata ripresa nel 1985, è stata ripresa, dopo parecchi anni di sospensione. Dall'85 è stata, diciamo, è stata coordinata Pompei, e poi dopo è stato, diciamo, con l'aiuto della provincia della Cassa di Spagno, è stato migliorato il percorso, è stato allungato, infatti si partiva dal vestibolo Fina, prima il percorso era di 8 km, si partiva dal chilometro 5 fino al 10.5, poi a seguito della commissione di Sari che ci ha imposto delle limitazioni in quanto relativa alla sicurezza del percorso, il percorso è stato accorciato, stanno portando a 6 km. L'automobile club nel 2002 ha posizionato circa 4 km di guardrail, sempre per migliorare la sicurezza del percorso. E questo è l'andamento. Invece per quanto riguarda questa 39esima edizione, ecco, da quanto è? Un mese, 10 giorni, due mesi? Diciamo ci vogliono due mesi di preparazione.
diciamo siamo 5 persone e siamo tutti persi per la Coppa del Cielo. Iscrizioni, parche, borracche, immaginate tutto ciò che ecco, serve antincendio. Essendo una gara di velocità, sì, ha tutte le prescrizioni, sì, per come tutte le gare di velocità. Questa gara è autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ogni anno e a calendario nazionale, quindi ha l'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, successivamente all'autorizzazione dell'amministrazione provinciale e a scendere anche della prefettura. È una gara che deve presumere una serie di criteri, questi criteri controllati tutti gli anni dalle verifiche che fa la Commissione Circuito e Sicurezza della CSAI, che fa qui circa 10 giorni fa, ci ha detto che il percorso è sicuro e chiaramente va preparato tutto il percorso. E vi racconto una piccola cosa che è successa ieri sera. Da ieri che hanno cominciato a portare lungo il percorso le gomme che vanno a protezione secondo le norme della Federazione Internazionale della Protezione degli Ostacoli. Sono delle gomme particolari che sono state prodotte e preparate nel circuito di Valle Lunga, sono inchiodate in un certo modo e unite con delle corde particolari come prevede la Commissione Internazionale della Via. Sono le stesse gomme che domenica hanno prodotto il Gran Premio. Ieri il furgone è andato a depositare queste gomme, è stato fermato dai carabinieri perché secondo delle telefonate venivano scaricati rifiuti tossici lungo la strada civile. È stato difficile far capire ai carabinieri che non sono rifiuti tossici, ma la metà di 4 gomme costa circa 100 euro e sono gomme che noi abbiamo acquistato dalla Dove Valle Lunga e incomodato uso, quindi non sono rifiuti tossici, abbiamo dovuto anche avviare questo. Lavoriamo con 100.000 difficoltà perché poi la conclusione è la Coppa Civile sempre fa dire che è il pubblico. La Domobil Club ha come statuto le corse, perché la SAI è lo sport automobilistico, però certamente abbiamo tante difficoltà e queste difficoltà certe volte ci mettono anche in dubbio se parla, riparla, perché poi alla fine quando è avvenuto tutto e siamo soddisfatti siamo contenti, però credeteci, è un impegno da parte tutto il personale dell'automobile club, è un impegno economico grossissimo, perché per fare una gara come questa ci vogliono 30.000 euro di soldi già fissi, perché sono delle spese fisse, perché immaginate che i commissari SAI nazionali che vengono da tutta Italia devono essere pagati, i commissari di percorso che stanno sul percorso sono pagati regolarmente, i cronometristi devono essere pagati secondo le tariffe, l'antincendio deve essere pagato secondo, quindi sono tutte spese ben precise che noi abbiamo, che o abbiamo un iscritto o ce ne abbiamo 200 sempre che la cifra non abbiamo. Quindi è un impegno molto 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 forte da parte dell'automobile club, ecco perché il mio appello è quello di alle amministrazioni pubbliche che ci devono aiutare, e terrei a sottolineare, questo non lo sono dimenticato, che la Coppa del Cimino si fa grazie all'impegno della Caritas, che è una banca presente sul nostro territorio, e alla Enel Petrolio, perché se non ci fosse la Enel Petrolio e la banca della cassa dei risparmi di Derbo, la Coppa del Cimino non si potrebbe fare, perché non la applichiamo con e quindi grazie a questi due grossi sponsor e a tutti gli altri piccoli sponsor che ci succurano nella ricerca dei soldi che arriviamo a noi non guadagniamo con la Coppa del Cimino, andiamo in fase. Il professore voleva dire importante, già quando ha parlato già. Ebbene, voglio aggiungere una cosa su Città Roma dello Sport. Con il mio assessorato ho fatto partire, è uscito ultimamente un bando qualche giorno fa, abbiamo spedito il clip 5 settembre, è uscito un bando regionale per i contributi alle manutenzioni degli impianti sportivi, e noi abbiamo presentato un progetto per il rifacimento della pista di atletica del campo scuola, per il massimo che è finanziabile, 300.000 euro più IVA, e lo dico perché se esce sensibilizziamo anche la regione, perché il campo scuola l'ultima volta è stato rifatto almeno 10 anni fa, io sono stato a fare un paio di sopralluoghi, non è più agibile per gare di un certo tipo, una sezione di un certo livello, perché è consumato, ci sono proprio i buchi, perciò o noi
riusciamo a arrivare l'impianto del campo scuola oppure del città dello sport non ci faranno conoscere le manifestazioni di atletica leggera, dove la FIDAL ha già preparato delle cose estremamente interessanti di livello nazionale. E l'altra possibilità per il campo scuola, noi abbiamo questi benedetti o maledetti 700.000 euro per gli impianti sportivi di Santa Barbara, che sono anni che sono fermi nei cassetti dell'assessorato. All'inizio, anni fa, fu preparato un progetto per un campo da calcio. Il problema qual era? Che l'importo andava quasi via tutto per l'espropri, cioè espropriavano il piacere della recinzione. Gli uffici comunali hanno presentato una proposta di realizzare una palestra all'interno del quartiere di Santa Barbara con questo finanziamento regionale, che fu portato poi dall'allora senatore Bonadesta. Non è regionale, Vabbè. La regione? Vabbè, c'è la partecipazione. 700.000 euro che arrivava a Viterbo qualche anno fa. E questa palestra, abbiamo fatto già il progetto, costerebbe all'incirca sui 400.000 euro. Stiamo cercando di trovare l'area giusta, perché l'area comunale all'interno per realizzare la palestra e al limite la ripartenza, se non troviamo il finanziamento dalla regione, lo investiremo per il raggiungimento della pista. Grazie. Devi terminare? Parlando anche del campo scuola, dove ovviamente anche lì si corre, seppure a piedi, anche se si fanno dei salti mortali, no? È tutto. Io vorrei tornare brevemente, chiedo scusa ai colleghi, sull'ultima frase che ha detto il Presidente, ovvero la Coppa del Cimino si fa per divertire il pubblico. Beh, io credo che si divertono anche i corridori, in specie uno come te che appunto corre su un tipo di macchina di quelle, perché se non lo sapete, oltre che presidente dell'Automobile Club di Viterbo, è anche un pilota provetto. Ogni tanto prova a vincere, raramente ci riesce. Però questo mi va a dire, sembra vero, ma non intermetto su questo. Comunque, al di là di questo, vi posso dire che io faccio il campionato da 3 anni, quindi giro tutta l'Italia, e dalla Sicilia ci sono 3 gare in Sicilia, la Monte Erice, la Cefalugia Birmana e la Termini Cacco, c'è il Sestriere, c'è la Bologna Passo della Radicosa, c'è la Coppa della Consumo, c'è la Scarpeggia. Vi dico che mi piace più andare a correre, la soddisfazione maggiore è andare a correre il venerdì, sabato e domenica e correre solo, perché è molto importante, è molto più difficile, più stressante organizzare. Gli organizzatori hanno una serie di problemi. Infatti io per questi 2 giorni ho ceduto tutte le mie compiti al vicepresidente, che è andato a Roma e quindi sarà presente lui, e al vice direttore Mancinelli. Quindi io in quei 2 giorni non farò nessuno, io farò il pilota, quindi la mia vedrete solamente alla partenza, e adesso sarò bravo per voi. Il concetto di fondo è che la gara è dal punto di vista dell'organizzazione è molto pesante. Bene, concludo dicendo che tra i fautori, anzi uno dei più attivi dipendenti dell'Automobile Club, non vuol venire, non vuole essere presente, però ecco, veramente è una persona affidabilissima, al quale non sfugge assolutamente niente. Luca Marcucci, che ho invitato pure adesso, ha detto no, non vengo, io non mi sento adatto per queste cose. Vi prego cortesemente di riportare, se potete, anche questo grosso collaboratore. Grazie. È finito, prima di andare via c'è un aperitivo. E poi una cosa importante, tutti i pass della corsa siete venuti a riprendere da vice direttore Mancinelli, ancora vice direttore del Borgo, speriamo a Natale diventi direttore, sarà poi una cosa che vedremo, finalmente avremo dopo tanti anni un direttore di Viterbo, dopo tanti anni, e speriamo comunque che tutto vada in porto, secondo voi non può andare a farci. E tutti i passi venite a prenderli qui, con il vostro potete passare a tutte le ore, non c'è nessun problema, sia per quello riguardo alla polizia che alla polizia di Stato, alla polizia locale. E grazie per tutto quello, per la parte che riuscirete a fare per la carta stampata. Grazie.